Ciao a tutti, ciao Stelle dello Sport, ciao Marco, ciao Michele. Sono Sauro Baldiotti del Fonacoshi della Spezia. Con i nostri settori del karate, della kick, del judo, jiu-jitsu, del pugilato amatoriale, del jeet kune do, del grappling, chiaramente siamo ormai fermi da più di una settimana. Avevamo sospeso volontariamente l'attività già il 23 di febbraio. Ma poi, sempre nel rispetto delle disposizioni, le abbiamo riaperte qualche giorno dopo, con tutte quelle cautele igienico-sanitarie che vennero indicate. Dal 9 marzo, chiaramente, tutte le attività sportive, qualunque tipo, sono state sospese ed i cancelli del Funakoshi chiusi. Beh, in quasi 50 anni di attività è la prima volta che rimango lontano dalla palestra e la cosa per me e per i nostri atleti genera una situazione nuova, e che va chiaramente sopportata psicologicamente. Sto cercando tramite i vari gruppi di WhatsApp di mantenere una vicinanza con gli atleti, i genitori, tutti i soci tesserati. Sto predisponendo una sorta di allenamenti, intrattenimenti sportivi virtuali, culturali, dando indicazioni non solo metodologiche, ma anche riguardanti la cultura e i forti valori educativi che girano intorno al mondo, al nostro mondo delle arti marziali, e che spesso nello sport esasperato si facevano dimenticare come obiettivo primario. In questo momento importante è quello di stare in qualche modo vicino a tutti e, come dice lo slogan, distanti ma uniti. Però come dirigente non posso non pensare all'appesantimento finanziario che subiremo in quanto l'affitto dei locali, le bollette, le tasse, il pagamento delle assicurazioni. Non si fermano e questo potrebbe essere di forte impatto per la finanza dell'associazione che chiaramente chiude i bilanci annuali quando va bene a zero. Sono sicuro comunque e fiducioso in una rapida ripresa. Da parte nostra ci metteremo tutto lo spirito necessario che è tipico dei praticanti delle arti marziali e degli sport di combattimento. Un ringraziamento a tutti coloro che stanno attivamente aiutando e aiutandoci in questo delicato momento. Ciao a tutti.